Ciao amici di Peprati Mountain Bike Roma. Molti di voi ci chiedono con che tipo di pedali giriamo in mountain bike. Sostanzialmente ci sono due principali tipi di pedale con relativa scarpa da abbinarci per sfruttare il miglior grip possibile: il pedale flat e il pedale con attacco SPD. Ce ne sono altre tipologie, ma analizziamo oggi i più diffusi. Il pedale flat, quelli con i dentini o comunemente chiamati pin, a primo occhio sembrano quelli montati di serie sulle bici, ma consigliamo quelli di fascia un po' più alta, magari con la superficie concava, per la loro maggior stabilità, essendo i pedali uno dei tre punti principali che ci tengono sulla bici. I pedali flat, per sfruttarli appieno, andrebbero utilizzati con scarpe adatte, con suola piatta. Evitiamo le scarpe da trekking perché la suola non penetrerebbe bene nei pin, risultando molto più scivolosa e decisamente instabile. Vi lascio ovviamente tutti i link qui sotto in descrizione per farvi un'idea. I pedali con attacco SPD possono spaventare inizialmente per risultare completamente agganciati al mezzo, ma con piccoli accorgimenti si supera questa paura facilmente, soprattutto per chi è abituato nell'ambito stradale. Ci sono inoltre differenti scarpe per pedale SPD, avendo la suola predisposta per accogliere le tacchette specifiche. Non mi fate vedere mai scarpe flat su pedali SPD o scarpe SPD su pedale flat, perché sarebbe la morte immediata, ve lo dico subito. Per i pedali più diffusi, i Shimano e i Look, le tacchette in dotazione sono le SH51, quelle nere per intenderci. Queste tacchette permettono lo sgancio esclusivamente ruotando verso l'esterno il tallone. Come per i pedali da corsa, ovviamente il pedale permette di regolare la forza di sgancio grazie anche alle molle di registro. Molti non sanno che per i principianti o chi ne fa un utilizzo un po' più aggressivo mantenendo i vantaggi della pedalata rotonda, Shimano produce anche le tacchette SH56, quelle grigie. La notevole differenza sta però nel fatto di avere lo sgancio rapido anche semplicemente ruotando lateralmente l'asse del piede, mantenendo agganciata la scarpa mentre si pedala in senso longitudinale. Anche di questo vi lasceremo il link qui sotto in descrizione nel caso in cui domani vorrete cambiare il modo di pedalare. Lo sai che uso le tacchette 56 da anni e parecchie volte ho dovuto giocarmi il jolly cacciando fuori il piede d'emergenza e regolando la vite di rilascio abbastanza leggera? Non ho mai avuto problemi. Il consiglio che vi diamo è comunque di provarli entrambi per scoprirne i pregi e i difetti per il vostro tipo di uscita. Se questo video è stato di vostro gradimento, beh, lasciate un like qui sotto e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale perché nel prossimo video, a differenza della volta scorsa, parleremo di...